Al mio 3 vi farò diverse imitazioni del grande, dell'immenso Alessandro Catone, un famoso personaggio che qua su YouTube ha fatto la storia. Questo personaggio è diventato famoso grazie ad Andrea Tipré, l'avvocato e critico d'arte, che lo ha scoperto e ce l'ha fatto conoscere. Diversi anni fa, infatti, lo intervistò. Di recente Alessandro Catone purtroppo è morto giovanissimo per cause naturali. Questo video è un omaggio nei suoi riguardi, è un omaggio nei suoi confronti, è un video di stima, di profonda ammirazione nei confronti di un personaggio straordinario, favoloso, iperbolico, divertente, piacevole, leggendario come lui. A lei, maestro, questo video omaggio. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili. Al mio 3 partirò. Prima imitazione. 1, 2, 3. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. Seconda imitazione. Ovviamente voi mi direte in tutte le imitazioni che andrò a fare, prima, seconda, terza, quarta, quinta, eccetera, eccetera, quale secondo voi è la migliore? Va bene? 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. Ancora un'altra, anzi altri due. 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. Proviamo ancora un'altra, l'ultima e poi basta perché non voglio annoiarvi più di tanto. Ah, scusatemi. 1, 2, 3, via. Porco schifo, è uno sballo, mi piace. Basta così, grazie a tutti. Mi dovete dire ovviamente quale delle tante imitazioni che ho fatto in questo video di oggi è secondo voi la migliore, quella che idealmente parlando è venuta meglio, va bene? Alessandro Catone rimarrà nella storia del tubo per essere stato un personaggio leggendario, piacevole, divertente, angelicato e molto molto ironico, quindi simpatico. Da Leandro, conoscitore italiano di YouTube, è tutto. Iscrivetevi, commentate, ciao!